Qui nella tappa palermitana che chiude il panorama d'Italia Tour 2015, alla tavola rotonda sulle startup abbiamo avuto Carla Delfino, che è una startup un po' diversa da quelle che abbiamo incontrato in queste nostre 10 puntate, perché ha deciso di investire la sua innovatività in un prodotto, servizio di tipo fisico, analogico quindi, non la solita, con tutto il rispetto, app, ma un prodotto che serve per Tenere fare. lontani i topi. Quindi praticamente un topicida, no? Non è un topicida, è No. molto meglio. Il nostro prodotto non reca la morte nel nome. Noi risolviamo il problema di tante case, di tanti uffici, di tante aziende senza uccidere Si chiama scappa dopo, il non prodotto. ammazza dopo, infatti. Si chiama Scappadopo. Scappadopo utilizza un sistema che è molto semplice. Prende a prestito la grande esperienza delle piante che hanno sviluppato in centinaia di milioni di anni, lo innova e attacca il topo sul suo punto debole e forte. Il topo è cieco e gira il mondo e conosce il mondo attraverso l'olfatto ed è il suo punto forte. Figuratevi che in Israele si parlava di Israele. Continuamente Certo. oggi, Israele utilizzano i topi, non più i cani negli ospedali, negli aeroporti per detettare se ci sono esplosivi o droga Perché nei hanno un bagagli, olfatto più perché sensibile. hanno un olfatto centinaia di volte più Quindi sensibile dei la vera cani. notizia è che si addestrano i topi, Che insomma. si Una addestrano i buona giornata topi. per i topi, non li uccidiamo più e li addestriamo. Infatti. Però noi trasformiamo il punto forte dei topi nel suo punto debole perché lo aggrediamo e rendiamo impossibile ai topi utilizzare questo naso. E quindi per la loro tutela, senza ucciderli, senza aggredirli, loro si tengono lontani. E tenendoli lontani noi riduciamo il numero dei topi perché non li spingiamo a diventare più prolifici, non li spingiamo a diventare più forti, più Come resistenti, più resistenza agli aggressivi. fattori nocivi che loro Sì, certo, perché da quando si usano i sono topicidi, aumentati. i topi sono decuplicati. Noi inquiniamo e i topi diventano più forti. Come dicevo prima, in Inghilterra ci sono dei topi grandi come dei cani o dei gatti e viene mandato l'esercito perché non c'è più niente che si può fare contro di loro. E questa è nostra colpa, perché noi li abbiamo addestrati come il Come concetto nasce questa delle zanzare. curiosità sul tema del Come topo? nasce? Nasce per una sfida. Mi era stato chiesto di trovare un prodotto naturale che non uccidesse perché in alcune aziende c'era il problema che i bambini potevano venire a contatto con questi topicidi velenosi, per cui molti bambini ogni anno vanno a finire al pronto soccorso in tutto il mondo, oltre che 150.000 animali solo in America l'anno muoiono. Per mangiare, per avere ingerito i topicidi, e quindi ho detto: vabbè, vediamo cosa c'è. Mi sono accorta che nel mondo non c'era nulla. Allora lì ho detto: beh, insomma, lì è uscita fuori la mia sicilianità. Ho detto: ma come? Allora nessuno l'ha fatto, ci provo Ci io. provo. E non mi sono resa conto che era un mondo incredibile. Sono stata 3 anni a studiare i topi e tutto quello che esisteva anticamente. Io sono una storica, quindi è logico, dico, fammi guardare al passato. Poi però ho detto, se il passato non funzionava, innoviamolo, mettiamoci qualcosa di nuovo. E quindi abbiamo fatto questa specie di formula magica, questa pozione magica, e l'abbiamo testata con 2 università, quella di Roma e quella di Napoli. E Ha funzionato, il si è visto. professore, il preside della facoltà di Napoli mi diceva, signora, ma sta cosa non funziona. Appena l'ha provata, ha cominciato ad operarla lui, tutti i suoi familiari, ed è entusiasta perché ha risolto un problema che non Fantastico. si Quindi risolveva. l'azienda oggi è già un'azienda attiva, fatturate, Sì, vendete personale. abbiamo circa 1.000 punti vendita in Italia, vendiamo su internet, su Amazon, su e-commerce e stiamo andando avanti perché non è che solo Scappadopo la nostra azienda, stiamo lavorando con altri insetti molesti, tipo le formiche, tipo gli scarafaggi, stiamo lavorando sulle zanzare e noi lavoriamo sempre con questo concetto, non impattare l'ambiente, non uccidere, ma Ma risolvere il studiare problema. l'ambiente e le sue difese Studiare. naturali. Studiare l'ambiente, risolverlo, essere ecosostenibili in modo reale, perché io è il concetto della porta blindata, io non voglio uccidere il topo, io voglio che se ne vada da casa mia. Basta, certo. Quindi se io lo rimando nel suo ambiente naturale, a lui a me non dà più fastidio. E, E
tutti vissero felici e contenti, ma soprattutto è importante che così il topo, la razza topina, non si sviluppa più come, non come c'è fa la, quando la, c'è la, da difendersi. Sì, ma il DDT, quando è nato, il DDT era una meraviglia perché si spruzzava e morivano le zanzare. Dopo pochi anni sono venute fuori le zanzare resistenti, e quindi e la natura è più forte di noi, quindi noi non possiamo pensare di risolvere uccidendo tutti. Noi dobbiamo convivere e risolvere i nostri piccoli problemi. Grazie, allora, complimenti. Grazie, speriamo che questa cosa delle zanzare che interessa tutti noi. Grazie.